Possibili nevicate a bassa quota a partire dalla serata di giovedì 20 gennaio. A dare l'annuncio è stata la Protezione Civile delle Marche, che nella tarda mattinata di oggi ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse. L'amministrazione comunale ha quindi predisposto il piano d'emergenza. Abbiamo per cominciare 200 quintali di sale. Abbiamo allertato le ditte, abbiamo chiesto che fossero verificati i mezzi e pronti a partire, e così è. Abbiamo chiesto alla Protezione Civile di occuparsi degli ingressi delle scuole e dei marciapiedi, perché abbiamo visto che la scorsa volta c'è stato qualche problema in caso di ghiaccio proprio per i marciapiedi e per gli ingressi alle scuole. Quando si parla di una emergenza neve si dà sempre priorità a tutto ciò che è viabilità principale, considerando che l'allerta è proprio prevista per la nottata e quindi non potendo emettere alcun tipo di ordinanza per le scuole dobbiamo pensare a prevenire anche eventuale ghiaccio sull'ingresso delle scuole. In via preventiva questa notte faremo uscire due mezzi spargisale per le zone collinari. Questo perché la nevicata di questa notte è prevista fino a 5 cm di cumuli di neve, ma nelle zone più alte. Questa emergenza non è come quella scorsa, ovvero non si parla di temperature che andranno sotto lo zero, non dovrebbe esserci nessun pericolo di ghiaccio, ok? Avete voluto anche dare dei consigli alla cittadinanza? Sono consigli, diciamo, di buon senso, proprio grazie alla scorsa volta e ai problemi che ci sono stati per chi non portava gomme termiche. La prima cosa che noi diciamo è: fornitevi di gomme termiche e tenete catene, oppure tenete le catene disponibili. Evitare di uscire se non c'è una vera esigenza e non abbandonare le auto in condizioni che possono costituire impedimento alla circolazione. Cercare di aiutare chi si trova in difficoltà, dare massima attenzione alle condizioni generali dei mezzi, rimuovere la neve dai marciapiedi in prossimità dei propri ingressi di casa, aprire varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali, rimuovere autovetture parcheggiate a bordo strada. Sono piccoli accorgimenti che però ci possono essere di grande aiuto, perché quando si opera in emergenza la collaborazione di tutti è la cosa più auspicabile.